Il tentativo di controllo del territorio da parte della criminalità organizzata passa anche dalle intimidazioni come quella avvenuta alla cooperativa Giovani in Vita di Anoia. L'ennesima, un cartello con il disegno di una croce, è stato lasciato da sconosciuti davanti al cancello d'ingresso di un terreno gestito dalla COP della piana di Gioia Tauro, che si occupa di beni confiscati all'Andrangheta. L'episodio è stato denunciato alle forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini. Il cartello rinvenuto, appeso al cancello, era attaccato ad una croce ornata da fiori e nel cartello c'era scritto "Luppino devi morire", si tratta del direttore generale della cooperativa. Inoltre, nella strada di accesso al fondo è stato posizionato un grande masso per impedire l'accesso ai mezzi. Il gesto scoperto ieri mattina segue di pochi giorni il furto di un trattore e di altri attrezzi e l'incendio di un ulivo secolare, in seguito ai quali i responsabili, di giovani in vita, avevano lanciato una sottoscrizione al fine di raccogliere i fondi necessari per riparare i danni subiti. L'obiettivo è comprare un nuovo trattore per sostituire quello distrutto dalle fiamme lo scorso 11 agosto. Da due anni la cooperativa gestisce a titolo oneroso circa 400 ettari di uliveti e agrumeti confiscati. A questo punto, fanno sapere gli operatori di giovani in vita, la domanda sorge in noi in modo impetuoso e con una serie di interrogative disegnano una serie di scenari. Quale sarà la prossima mossa in questo crescendo rossignano iniziato con l'isolamento, continuato con il boicottaggio, reiterato con i furti e attualizzato con le minacce di morte? E ancora, quale sarà la prossima mossa di questo antistato che si fa forte con i deboli e si allea con i poteri forti? Quale sarà la prossima mossa di questa congrega criminale per impedirci di lavorare i fondi agricoli sequestrati all'Andrangheta, per la coltivazione dei quali la nostra cooperativa paga un congruo fitto all'amministrazione giudiziaria dell'azienda sequestrata? Quale sarà, concludono, la prossima mossa di questo antistato per convincerci che non vale la pena per indurci a gettare la spugna ed arrenderci, per invogliarci alla fuga, all'emigrazione, all'abbandono del territorio del quale faticosamente e con grandi sacrifici abbiamo iniziato a raccogliere i primi frutti? Quello che chiede la cooperativa è che la società civile, soggetti economici, enti ed istituzioni ci siano a fianco in questo periodo in cui l'azione intimidatoria dell'andrangheta si fa più pressante e che ci aiutino a rompere l'isolamento nel quale ci siamo ritrovati nostro malgrado, isolamento che aiuta a favorisce l'azione intimidatoria da noi denunciata.